anche il viaggio, perché circa 2 anni dopo il mio incidente, io ho avuto un incidente nel 2009, da cui sono rimasto cieco, dopo circa 2 anni io avevo deciso di andare a visitare l'ospedale dove ero stato ricoverato. Quel giorno lì, come sempre, mi ero spostato in treno, assistito dal servizio di Trenitalia per persone a ridotta mobilità. Mi ero dimenticato di prenotare questo servizio e me ne sono accorto quando sono sceso dal treno a Cesena. In quel momento mi sono fatto prendere un attimo dal panico, però subito qualcuno è arrivato a offrire il suo aiuto. Vediamo cosa succede. Mi hanno aiutato a uscire dalla stazione, a raggiungere l'ospedale, a raggiungere tutti i reparti. Adesso ne parlo come se fosse una cosa all'ordine del giorno, perché puoi fare qualsiasi cosa adesso, a parte quando sono a casa mia, se sono in giro io mi faccio aiutare dalla gente che trovo. A qualsiasi persona che incontro, se mi serve trovare una pizzeria, un bar, l'autobus, qualsiasi cosa. All'epoca non ero abituato, era qualcosa fuori dal mio modo di agire. Invece lì mi sono reso conto che tutte le persone che incontravo erano un aiuto, un supporto valido che mi poteva appunto servire per trovare tutto ciò che mi serviva. E quindi da Cesena, dalla stazione di Cesena, sono arrivato fino all'ospedale. Poi sono arrivato fino a Ravenna, dove ho incontrato tutti i miei ex compagni di paracadutismo, e poi sono arrivato fino a casa, a Nogara, in provincia di Verona. Tutti questi spostamenti, che appunto ripeto, adesso per me sono qualcosa che posso affrontare tranquillamente, all'epoca erano qualcosa che non esisteva proprio. Quindi quella sera si sono scatenati in me una serie di pensieri, ho detto: ah, che figata, posso finalmente viaggiare da solo, nel senso posso spostarmi da solo, nel senso che non ho più bisogno di prenotare l'assistenza 12 ore prima e quindi essere vincolato a qualcosa. Non puoi cambiare intenzione all'ultimo momento, oppure non puoi decidere di partire all'ultimo momento prima di verificare i treni, poi di verificare questo, quell'altro. E mi si è aperta una porta, ho detto: io adesso posso girare tutta l'Italia senza problemi. E poi ho detto: ma perché l'Italia? Ho detto: come mai limitarsi all'Italia e girare l'Europa? Perché appunto basta parlare un po' di inglese, volendo rischiare un po' di più posso andare a girare per l'Europa. E da lì, pochi istanti, si è materializzata in me invece un'idea un po' più, però per lo stesso principio ho detto: perché fermarsi